Allora, per carbossiterapia si intende l'iniezione sottocutanea di anidride carbonica. Cosa fa l'anidride carbonica iniettata sottocute? Va a vasodilatare, quindi rivascolarizzare il tessuto e tramite l'effetto Bohr a creare ossigenazione del tessuto. È quindi utile in tutte quelle situazioni di carenza di ossigeno o di cellulite in cui c'è un'alterazione del microcircolo, per cui è indicata per trattamenti del corpo e anche per trattamenti del viso, in alcuni casi, come per esempio nelle pazienti che fumano. Ma consideriamo il corpo. A mio parere, la maggiore indicazione della carbossiterapia è in quelle pazienti che hanno una stasi venosa con cellulite di tipo edemigeno, in quanto andando a rivascolarizzare, a ricreare un buon microciclo, una buona ossigenazione, si va ad alterare quel meccanismo di alterazione del microciclo con una riossigenazione e una diminuzione dell'edema a livello dei tessuti. Come funziona? In genere si consiglia di fare una seduta a settimana, vengono utilizzati diversi protocolli per cui viene iniettata il gas in diversi punti a livello delle gambe, a livello delle caviglie, a seconda dei problemi ci saranno più iniezioni o meno iniezioni, dopodiché il gas viene fatto correre attraverso un flusso che viene valutato in base alla tollerabilità del paziente e alla qualità dei tessuti. E il gas che viene introdotto sottocute va appunto a scaldare, immediatamente si percepirà un senso di calore in quanto il gas va a vasodilatare i tessuti e questo gas va quindi a creare ossigenazione di quel tessuto. Si consiglia una seduta a settimana per almeno 7-10 volte, dopodiché si può diradare il trattamento, farne uno ogni 15 giorni e poi arrivare ad un mantenimento di una volta al mese. C'è da dire che nei trattamenti per il corpo non bisogna mai smettere. Purtroppo bisogna dirlo, bisogna essere onesti con la paziente, in quanto se cominciamo un protocollo otterremo un risultato, ottenuto il risultato bisognerà mantenerlo. E siccome abbiamo tutti la tendenza a ritornare come eravamo prima del trattamento, è fondamentale il mantenimento. Quindi se abbiamo intenzione di far soltanto il ciclo, arrivare a ottenere il risultato e poi non far più nulla, si tornerà prima o poi allo stato iniziale. Quindi questo è un discorso fondamentale che io tengo sempre a dire alla paziente nel momento in cui si impegna a fare una terapia per il corpo. La carbossiterapia, quindi, come dicevamo, è molto utile nelle situazioni di carenza di ossigeno o di diminuzione del microcircolo o di stasi venosa. E invece meno efficace laddove ci sono accumuli di grasso localizzati e in questo caso saranno più indicate altre metodiche come la cavitazione o come il Velasmooth. Così anche la carbossiterapia è sì efficace nel rassodamento, ma meno efficace rispetto ad altre metodiche come il Velasmooth. Quindi personalmente, a seconda del tipo di paziente che devo trattare, potrò alternare, accoppiare le diverse tecniche che ho a disposizione per ottenere un trattamento completo. Fa male la carbossiterapia? Questo è un fattore importante perché non è indolore, si percepisce una sensazione come di qualche cosa che corre sotto il tessuto e in alcune pazienti, soprattutto quelle che hanno una cellulite edematosa già dolorosa semplicemente al tatto, può effettivamente essere un po' dolorosa. Cosa succede se la paziente non la tollera? Beh, se la paziente non la tollera, dovremmo sostituire la metodica con qualche cos'altro e vedere di ottenere comunque un discreto risultato. Ha effetti collaterali, ha rischi la carbossiterapia. Come effetti collaterali, gli unici possono essere un pochino di lividi, in quanto è comunque un'iniezione per poter introdurre il gas, sono comunque rari perché i buchi sono pochi, non è certo paragonabile alla mesoterapia come frequenza di lividi e possiamo avere una sensazione di calore immediatamente dopo le iniezioni. Per quanto riguarda rischi, nessuno, in quanto la carbossiterapia è un gas volatile che nel giro di breve scompare dai tessuti, viene trasformato in ossigeno, quindi come rischi assolutamente nessuno. Tutte le pazienti lo possono effettuare, anche se sono in terapia antibiotica, invece
attenzione alle pazienti in terapia anticoagulante. In quel caso lì bisognerà valutare, ma è, diciamo, sconsigliabile il trattamento, in quanto si tratta comunque di trattamenti iniettivi e quindi potrebbero sanguinare più del dovuto.